carabinieri della compagnia di Paternò, unitamente ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, hanno denunciato 5 soggetti, mafiosi e familiari di mafiosi, poiché ritenuti responsabili di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza attraverso dichiarazioni mendaci oppure omettendo informazioni dovute. Nell'ambito di una rapida e mirata attività investigativa avviata d'iniziativa, i militari hanno scovato tra i beneficiari alcuni soggetti appartenenti a consorterie mafiose operanti tra il capoluogo etneo e Paternò che, seppur gravati da sentenze passate in giudicato per associazione a delinquere tipo mafioso, avevano personalmente richiesto e ottenuto il beneficio. In particolare, tra i denunciati figura addirittura il capo organizzatore del clan Aleruzzo assinato a Mantea di Paternò, articolazione territoriale della famiglia mafiosa catanese Santa Paola Ercolano. Inoltre una donna, anche lei pregiudicata per associazione a delinquere di tipo mafioso, moglie dello storico capo clan Rapisarda di Paternò, attualmente recluso al regime del 41 bis. E nonché un terzo soggetto appartenente al gruppo di Picanello della famiglia mafiosa catanese Santa Paola Ercolano. Le indagini hanno permesso inoltre di denunciare due donne che avevano richiesto e ottenuto per conto dei propri coniugi il reddito di cittadinanza, sebbene i coniugi fossero pregiudicati per associazione a delinquere di tipo mafioso. L'importo indebitamente percepito a vario titolo tra marzo del 2020 e settembre scorso ammonta a oltre 48.000 euro. L'INPS, su delega della Procura della Repubblica di Catania, ha già revocato con effetto immediato il beneficio e ha avviato le procedure per il rimborso delle somme indebitamente percepite.